Lecco in Serie B, ragazzi, è arrivato in questo momento anche il gol del 3-1. Possiamo già dirlo, il Lecco dopo 50 anni, dopo la stagione, dalla stagione 1972-1973, torna in Serie B. 50 anni, ha fatto un percorso playoff clamoroso, facendo fuori Ancona, Cesena, Pordenone e vincendo la finale playoff contro il Foggia, vincendo entrambe le due partite, 2-1 lo Zaccheria e 3-1 per adesso in questo momento, ragazzi, contro il Foggia di Delio Rossi, che ha fatto un percorso anche loro straordinario, una bellissima finale playoff, però quello che è più importante è l'esito finale. Il Lecco in Serie B è un qualcosa di clamoroso. La squadra di Foschi torna in Serie B dopo 50 anni, lo fa grazie al suo giocatore più esperto, Lepore, che mette a segno una doppietta quest'oggi, ma mette anche a segno il gol più importante della sua carriera, forse quell'andata al 2-1 per il 2-1 momentaneo, lo Zaccheria, ragazzi, gol bellissimo su calcio di punizione, e regala alla squadra, ragazzi, di Foschi la promozione in Serie B. Vi chiedo un pollicione in su al video, 30, 40, 50 invece qua sotto, e un'iscrizione al canale, mi raccomando, totalmente gratuita. Complimenti anche al Foggia, che ha fatto comunque una buona partita, ha giocato molto bene nel primo tempo, ha avuto il merito di andare in vantaggio dopo pochi minuti con Bjarkason, mi sembra si chiami, e poi ha avuto la grande occasione con Ogunseye per il 2-0 momentaneo. Ogunseye che sbaglia il gol e poi provoca il calcio di rigore del momentaneo 1-1, giustissimo il calcio di rigore che segna per l'appunto l'eterno Lepore, che ad agosto compirà 38 anni. Poi errore madornale di Dalmasso sul secondo gol momentaneo dell'Ecco, perché su un tiro centrale di Dudu la respinge male, arriva Lahti che fa il gol del momentaneo 2-1, adesso Lepore segna di testa e mette a segno il gol del 3-1, ragazzi, un Lecco che ha meritato, perché comunque il Foggia ha fatto una grande partita. All'andata c'era secondo me un calcio di rigore per il Foggia, il VAR non funziona tanto bene, e soprattutto anche il gol annullato all'andata al Foggia è un gol che richiama ancora un po' vendetta quello di Ogunseye, ma gli errori ci stanno, gli arbitri hanno deciso così. Il Lecco comunque ha avuto il merito di crederci, di sfruttare le occasioni e di fare tanti, comunque di fare 5 gol al Foggia in due partite, cosa non facile, e soprattutto di subirne solo due, perché il Foggia è una squadra che abbiamo visto che ha fatto tantissimi gol a tutti, è stato capace di vincere 3-0 col Cerignola quando l'88esimo ancora erano solo 1-0, quindi veramente una squadra che gol ne sapeva fare e anche tanti, ed è per questo che Lecco merita anche per questo la promozione in Serie B, traguardo storico. Vedremo il prossimo anno come verrà allestita la squadra. Parere mio personale, il Lecco ha molto da fare sul mercato, deve cercare di costruire una squadra forte con giocatori importanti, perché questo tipo di squadra non è per niente adatta, secondo me, al tipo di Serie B che affronterà il prossimo anno. Ci sarà da fare la grande trasferta a Marassi contro la Samp. Dovrà giocare a Catanzaro contro il Catanzaro, contro la Ferrer Pistolo. Si incontreranno a Ferrer Pistolo e Lecco in Serie B per la prima volta, qualcosa di storico. Su Tirol, Ferrer Pistolo e Lecco, tre realtà molto piccole, locali, ma molto belle da vedere. La scopriremo insieme al prossimo anno, vedremo quello che potranno dare. Ma la cosa più importante da dire oggi è che Lecco in Serie B lo fa dopo 50 anni, torna dopo 50 anni anche nel segno del giocatore è il più esperto, che compierà 38 anni ad agosto, ovvero Lepore, che fa un gol bellissimo all'andata e oggi, ragazzi, delizia con un calcio di rigore. Ha battuto benissimo e il terzo gol è arrivato pochi minuti fa sul colpo di testa, messo in rete. Veramente un bel pubblico anche quello oggi a Lecco. Complimenti, onori, 800 tifosi del Foggia presenti a Lecco, ragazzi, un grande Lecco, però merito al Foggia di Delio Rossi, che ha fatto comunque un cammino playoff straordinario, facendo fuori il Pescara in semifinale, facendo fuori il Cerignola, facendo fuori il Potenza al primo turno, facendo veramente un cammino importante, facendo anche fuori il Crotone ai quarti di finale, pareggiando 2-2 l'ultimo secondo a Crotone. Veramente il Foggia comunque ha fatto un cammino, entrambe meritavano la Serie B, gli episodi hanno determinato che Lecco torna in Serie B dopo 50 anni. Complimenti a Lecco, complimenti a Foschi, curioso di sapere come verrà le della squadra del prossimo anno per un campionato tosto e difficile come la Serie B. Pollicione sul video, iscrizione al canale, sintonizzatevi su questo canale che si parla solo unicamente di Serie B.